Io ho avuto 3 processi per film che ho fatto io. Cambiavano il titolo al film, ci mettevano dentro pezzi porno, però poi non mi condannavano perché dimostravo, si vedeva benissimo, il materiale era diverso. E dico, andate all'Anica. Però non avevo guadagni perché venivano distribuiti dalle piccole, tranne il fatto che 3 me li ha comprati la Rai 1, che sono andati alla Biennale di Venezia, che ho vinto premi, tutta roba molto bella. Però era un film che io facevo sempre in ristrettezza. La Cineteca tutti gli anni ha cominciato a far vedere i miei film, 4 alla volta, e io devo star lì, non ne posso più, interviste, Rai, però mi diranno mai una lira. Allora mi hanno fatto anche una domanda lì, perché veniva Max Giusti, mi faceva le interviste, perché sei stato cattivo, io non sono stato cattivo. Non mi facevano mai un film come volevo. Mettici donne nude, mettici di qui, mettici di là, e presentavo un film, la storia di un prete che va a Roma a cercare fratello, ma qui ci sono donne nude, ma siete scemi. È della Cineteca Nazionale, questo qui. E come vedi dicono che io sono un cult del cinema italiano per aver fatto film indefinibili, eccetera, eccetera, Le grandi bellezze di Amasi Damiani, e poi si va a vedere, fanno altre cose. Il grande, qui c'è scritto il grande regista livornese, che sono le grandi bellezze di Amasi Damiani, secondo la Cineteca Nazionale. C'è questo tuo fratello qui davanti, con questo trabiccolo che mi sta riprendendo, e dimmi se devo stare di sinistra o di destra, non so. Come vuoi tu? Di sinistra, di sinistra. Di sinistra. Ah, guarda Renzi. No, è di sinistra. Senti, e vi annuncio che senz'altro farò un altro film, come mi pare. Però è talmente come mi pare che io so già che non ho nessuno. Quindi io tenterò, vedi, la comodità di avere 92 anni è questa, che ti puoi presentare davanti a un distributore intelligente e dire: io ho 92 anni, voglio fare un film impossibile. Lo so che è impossibile, perché è la storia di 2 ragazzi di 18 anni, un ragazzo e una ragazza, ebrei, e così questi ragazzi vengono messi dentro una stanza chiusa dalla quale non possono andare via. E cominciano a conoscersi, perché non si conoscevano. E si inventano una vita. Dice: forse noi moriremo. E lui dice: tu sei bello. Io anche sono bello. Dove ci incontriamo? E inventano questa vita. Loro si vedono, vediamo vivere una vita inventata da loro, in questo film, nell'attesa della fine che devono fare. Però a un certo momento arriva un ufficiale tedesco, si baciano anche perché ora si vogliono bene veramente, e quando ritorna questo tedesco dice: io non vi metto catene, nulla, datemi la parola che non fuggite. E li porta in macchina in un bosco dove c'è un
un rudere, tira fuori una chiave e dice: vi do questa chiave, voi entrate dentro e vi chiudete dentro, non dovete uscire. Uscirete solo quando sentirete bussare alla porta. Contate fino a 10 e poi uscite. E poi non vi dico altro di questo film, perché quando lo faccio lo vedete. E bevo il caffè alla vostra salute. È mio. Pronto? Sono qui con questi signori che sono due fratelli uguali. Li riconosco perché uno c'ha il cappello e uno no. E poi vi dicevo, io ho fatto anche un film su Gesù. Ma io non devo star fermo. Cioè, ora ti ho detto di questo film, ma devi considerare che già pensa un altro. Questo mi fa rimanere giovane. Se ho detto a mia moglie e a mia figlia dice: babbo, ma quando la smetti? Se la smetto ho paura al mio mondo, che non vi conviene, perché mi chiudo in casa e buonanotte. Mi fecero conoscere Ciccio Nino. È strano, non era una donna scema, era una donna che c'aveva il cervello. Allora mi misi d'accordo con lei per fare un film serio su Ciccio Nino, cioè una vittima, eccetera, eccetera. La casa di produzione, di distribuzione, era di quella di Niccolò Pomiglia, una grande casa di distribuzione. Quando vide il film mi mandò a chiamare e disse: Damiani, ma cosa fate? E qui non si vede nulla. È un film intelligente. Cioè a noi un film intelligente ci interessano. E' questo. Io non ho fatto... E se c'era mia moglie poteva anche dirvi che io ho preso i schicchi una volta, l'appoggiai al muro e se venivano i miei amici che lavoravano con me lo spaccavano due pezzi, perché quando io avevo abbandonato il film potevo sopportare tutto, ma avevano fatto una scena con Ilona che stava sopra alla cupola di San Pietro e allora mi pareva un po' troppo, insomma. E se ora mi sente, era intelligente. E il film che si era fatto a noi era passabile, parlava di una donna che era vittima di un costume di quel tempo. Pronto? Sì, grazie, sono dentro, ma vieni dentro. Ciao. Ah, quando chiudo questo, no, ora viene con la macchina. Quando chiudo questo, non c'è più, mi ci rimane sempre un dito. Di quanti soldi hai bisogno per questo film, più o meno, secondo te? No, più o meno. Mi ci vuole 10.000 euro. Io lo. No, ma avanza qualcosa. I miei elettricisti, macchinisti, la mia troupe ha sempre mangiato al ristorante. Quindi se trovate un finanziatore, qui si rompe il mondo. Io, guarda, ecco la mia moglie. Riccardo, ciao. Thank you.
ricordo quando si andava a fare noi il contratto alla giua Cinecittà. Dice, ma cosa fa? Un documentario? Io no, faccio il film. Con 7.000 metri. Sì. Ma è sicuro che... Oh, ma mi devo fare il contratto? Non ci credevo, è vero? Non ci credevo, perché dicevano che così si faceva un carosello. Dice, ma ho fatto certi caroselli io. Questa è la mia attrice. Salve. Riccardo, ciao. Questa è una nostra bellissima attrice. Oddio. Bellissima e bravissima. Se lo sapevo mi rifacevo il trucco perlomeno. Vedete, mi sono contento, tre ore chiacchiere, non chiacchiero mai. Cioè, certe volte fanno 5 minuti di soffrire.